Mio padre, Guglielmo Carnemolla, aveva una camminata svelta e allegra, due occhi vividi di curiosità e inquietudine. Ad annunciare i suoi passi per le vie del paese era sempre un fischiettare inconfondibile e sapiente. Con maestria di memoria e fiato portava in giro arie d'opera, tenendo il busto dritto e le mani in tasca. Manifestava la sua cortesia con gesti d'altri tempi, dando animo e un tocco di temperamento personale ai personaggi letterali che popolavano le sue avide e appartate letture. La casa in cui aveva vissuto fino a prima di sposarsi distava pochi passi dal mare e per tutta la vita fu per lui un piacere usuale seguire con lo sguardo le navi che sfilavano lungo l'orizzonte. Le rotte dei bastimenti che attraversavano il Mediterraneo suscitavano nella sua immaginazione un grande fascino, con le loro storie di partenze e arrivi. Correva l'anno 1968. L'estate stava aprendosi ai villeggianti quando decise di partire anche lui. Si allontanò senza dir nulla, fuggì. Il paese, in quel momento della stagione, si preparava ad accogliere i vacanzieri con la sua rotonda sul mare, lo chalet sulla spiaggia e il cinema all'aperto. Mio padre non diede notizie di sé per due mesi. Poi, alla fine di agosto, giunse ai suoi genitori una lettera da Praga. Mio fratello è sempre stato una persona, gli piaceva viaggiare. Lui tutti gli anni, quando finiva la scuola, o promosso o bocciato, partiva in autostop e andava in giro per il mondo, o andava in Germania, o andava in Russia, o si imbarcava, che andava a fare non delle crociere, a lavorare in nave. E gli piaceva girare a lui. Questi amici cecoslovacchi l'hanno invitato a casa loro, a Praga, a Ostrava, loro abitavano a Ostrava, non a Praga. Però quell'anno lì, nel 68, i russi hanno invaso la Cecoslovacchia e mio fratello si è trovato lì, nel mezzo di questa invasione. Mio padre aveva raggiunto la capitale cecoslovacca in autostop, attraverso Stoccarda e poi Vienna. Era riuscito ad arrivare ad Ostrava ed infine a Praga. Nello zaino aveva solamente un vocabolario italiano-cecoslovacco e neppure uno spicciolo. Quel mattino del 21 agosto non fu uguale ai giorni precedenti e non sarebbe stato uguale ai giorni successivi. Non lo fu per lui e non lo fu per tanti altri. Nel frattempo mio papà e mia mamma, preoccupati per l'assenza del figlio e non avevano notizie, non è come adesso che abbiamo il cellulare, abbiamo il telefonino, le notizie sono subito imminenti. Non avendo notizie, mio papà con un suo amico sono partiti per la Cecoslovacchia per cercarlo. I carri armati avanzavano cupi per le strade, sotto il cielo pulito di quella giornata che nessuno avrebbe mai dimenticato. Durante la notte i sovietici avevano valicato il confine cecoslovacco con l'obiettivo di bloccare l'ascesa al potere di Aleksandr Dubček. Mio padre vide le facce dei praghesi smarriti di fronte ai soldati sovietici. La folla invadeva strade e piazze. Poi si unì a un gruppo di manifestanti per esprimere il dissenso contro gli invasori. Distribuì insieme a loro volantini con la scritta «I fratelli russi ci hanno invaso». Guglielmo ha avuto sempre l'irrequietezza da bambino, infatti anche da grande cercava sempre di evadere, di uscire, di girare il mondo, e aveva questa sensazione di scoprire cose nuove.
tutto, è stato coinvolto nella primavera di Praga, l'invasione dei sovietici, e se ne è parlato anche nei giornali. E io mi trovo in quell'epoca in Svizzera, ho letto un articolo dove parlava di lui, dico: ma è possibile, Guglielmo ha fatto tanto che è un nomade, si è messo a girare veramente nei punti caldi, nei punti dove insomma solo i giovani, diciamo, con un temperamento particolare possono trovarsi in quelle situazioni. È partito per la Cecoslovacchia Guglielmo quel giorno perché era stato bocciato a scuola. Aveva preso 7 in condotta e con 7 in condotta ti bocciano. E quell'anno lì aveva paura di mio papà di prenderle, perché mio papà faceva ogni anno 2 anni, ripeteva le classi. Il geometra, il primo geometra 2 anni, il secondo geometra 2 anni, il terzo geometra 2 anni, sempre così. Però l'anno dopo era promosso. E quell'anno lì, per paura di prenderle, di far arrabbiare mio papà, è scappato. Quando ha visto che i suoi amici erano preoccupati per l'invasione cecoslovacca, si era messo a dire per strada: ruschi, testa di puntini, puntini, puntini. Ed è stato preso dalla polizia russa, è stato interrogato. E questi suoi amici, per paura che lo arrestassero, perché lui continuava sempre a dire che i russi erano testa di, e lo hanno nascosto in casa e lo cercavano perché volevano arrestarlo. Ed sono stati aiutati da altri amici per tenere nascosto mio fratello, per non farlo uscire, perché lui, quando loro andavano a lavorare, cercava sempre di uscire. Poi c'è stato un giorno, finalmente, lo Sdena ha fatto uscire mio fratello dalla Cecoslovacchia tramite altri amici, dalla frontiera dell'Austria, e da lì è arrivato a casa nostra. Esattamente 50 anni dopo, spinto da una forte curiosità, decido di andare a Praga per cercare delle risposte, osservare la città con i miei occhi, percorrere quelle strade che mio padre aveva attraversato, incrociare in qualche modo i suoi pensieri, che non erano pensieri di carta raccolti in un diario, erano pensieri di un uomo che aveva visto i carri armati schiacciare un grande sogno, ideali che erano divenuti consapevolezza. I giornali della provincia siciliana parlarono poi di lui, di quello studente che meglio che sui banchi di scuola aveva imparato quanto fosse caro il prezzo della democrazia.